You come here, ass. Fuck. Tanto piacere, io sono Laura. Sono una ragazza trans, lesbica e sarda. Per cui scegliete voi per cosa discriminarmi. Ma sulla Sardegna andateci piano, per favore. È ancora un tasto dolente. Per me è doveroso fare questa introduzione perché l'anno scorso sono andata a fare un provino per un famoso teatro. Ho fatto questa introduzione, ho portato un pezzo sulla transizione di genere. Tutto bene, ho fatto i miei 5 minuti. Alla fine del pezzo è arrivato un autore, 150 anni per gamba, caratteristiche principali, alcolismo e tabagismo, e mi ha detto: allora signorina, lei deve sfruttare meglio la sua diversità, perché la sua diversità di questi tempi è un dono. Cazzo, c'ha ragione, effettivamente la mia diversità, l'unica cosa che mi ha concesso è di non morire sul lavoro, infatti sono disoccupata da 3 anni. E poi mi ha detto un'altra cosa che non si dice mai, mai, mai a una ragazza trans, ve lo garantisco, mi ha detto: signorina, lei deve sfruttare meglio il fatto di essere mascolina. È morto. Lo troveranno presto fatto a pezzi sui navili milanesi, che poi cazzo, mascolina, va bene, c'ho i piedi un po' più grandi, qualche pelo in più, però non ha visto mia cugina, questo stronzo. Non ha avuto quella zia che quando sei piccola viene a darti un bacio e tu chiudi gli occhi forte 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 perché sai che farà schifo e non sai più se ti sta passando sulla guancia un labbro o uno scroto. Non ce l'ha avuta quella zia lì. Io ci provo a essere una vera donna, ma mi viene veramente difficile. Per esempio, se prendo le parole di Checco Zalone lo scorso Sanremo, dove disse che le donne trans sono metà e metà, mi viene una riflessione. Metà e metà, sei il cazzo a definire un uomo, il 50% non sarà una sovrastima delle dimensioni dei nostri peni. Cioè, il mio sarà al massimo il 2-3% del volume corporeo, potrei arrivare al 4-5% se fossi brasiliana, ma sarei pure più alta, bisognerebbe fare i rapporti e io non sono brava in matematica transessuale. O ancora, per esempio, ogni volta che proviamo a partecipare a una giornata internazionale per le donne, o che ne so, alla festa delle donne, situazioni del genere, arriva sempre un ispettore a controllarti, ti solleva la gonna, anche se sei operata inizia... mi sembra un falso, Rick. Va sempre così male, però... Anche voi donne vagino dotate dalla nascita nel pubblico, non ridete così tanto, perché anche per voi non è facile essere delle vere donne in Italia. Ci sono diverse istituzioni, infatti, che decidono chi è una vera donna in Italia. La prima istituzione, la più semplice, la più conclamata, è la Chiesa Cattolica, con tutte le sue derivazioni, popolo della famiglia, famiglia cristiana, Adinolfi, Suor Cristina, che mi ha rovinato la battuta, ma che cazzo ti sconfessi. La seconda istituzione che decide chi è una vera donna in Italia è Arcilesbica Nazionale. Loro, per chi non lo sapesse, sono un'associazione femminista tanto quanto Hitler era un simpatico bontempone. Loro hanno solitamente la capigliatura di Emma Bonino e la cattiveria del mostro di Firenze. Loro... Loro non solo decidono chi sono le vere donne, ma anche chi sono le vere lesbiche. Quindi se porti i capelli lunghi e non ti piace vestirti da muratore bergamasco, non sei una vera lesbica e non stai sconfiggendo il patriarcato. Perché il patriarcato si sconfigge solo travestendosi da patriarcato. È un po' come gli uomini gay che hanno mogli e figli, che in realtà stanno agendo sotto copertura per sconfiggere il patriarcato e non lo dicono. La terza istituzione che decide chi è una vera donna è il nostro miglior ingegnere, antropologo, medico, dottore, saltimbanco, giullare, statista, uomo, marito e gay represso italiano, Simone Pillon.
Lui decide a colpi di scottanti stati su Facebook la verità e la menzogna, chi merita il marchio DOP di vera donna e chi no. Quando ho scritto questo pezzo, era appena uscita la notizia che Tiziano Ferro aveva adottato un bambino insieme al suo compagno e subito pillona a scrivere su Facebook. Due uomini non possono procreare. Pazzesco. Pazzesco, c'è Tiziano Ferro che ci è rimasto così male che è andato immediatamente a chiedere un risarcimento per quel corso pre-maman che gli hanno fatto fare prima dell'adozione. Noi passiamo la nostra vita dalla giovinezza all'età adulta, cioè da quando ti fai i pesci tropicali sugli occhi a quando fai il no makeup makeup, a inseguire un modello di donna che sta in un grafico immaginario, in un punto lontano in cui si incrociano Margot Robbie, Kate Middleton e Liliana Segre. Tu puoi vederlo, ma non sai davvero dov'è, non ci puoi arrivare. E tu stai cercando quella perfetta estetica che ti renderà intellettuale, ma non secchiona, interessante, ma non intimidente. Questo è il brief. Quindi ogni mattina noi ci svegliamo e dobbiamo scegliere che personaggio essere. Tu vai per tentativi. Ogni mattina peschi un avatar, tipo videogioco. Lei è Giorgia, vuole iscriversi a cinema e cambiare la sua vita vivendo della sua passione per l'uncinetto. Lei è Giorgia, va al Festival della Mente ma vorrebbe trasferirsi sulle Dolomiti a campare del proprio blog sul trekking. Lei è Giorgia, compila PowerPoint e la sera urla nel cuscino prima di dormire. E tu ti porti dietro sto personaggio tutto il giorno. Esiste un solo momento della giornata in cui è scaduto il personaggio vecchio, ma non hai ancora scelto il personaggio nuovo, e quel momento è l'una del mattino, quando sei a letto sotto al piumone, hai appena mandato a tuo marito o al tuo ragazzo circa 1600 TikTok che deve vedere, che ti aspetti, che apprezzi, e hai aperto Amazon. E inizia questo treno di pensieri. Che palle, domani mattina devo andare a lavorare, però non dovrei sentirmi triste, dovrei sentirmi grata di avere un lavoro. Forse dovrei lavorare di più sulla mia gratitudine. Che cosa posso fare? Oh, un giornale della gratitudine, un gratitude journal, aggiungi al carrello. È in inglese, non importa, queste pagine parleranno direttamente al mio cuore. E che cosa ci posso mettere sopra? Ci devo scrivere con qualcosa che valga la pena, perché questo quaderno risolverà tutti i miei problemi. Non posso scriverci con una delle normali penne di plastica che ho. No, devo diventare più sostenibile. Butterò tutte le mie 87 penne di plastica e comprerò una penna ricaricabile di Muji per scrivere, e la mia vita cambierà, aggiungi al carrello. E la mattina, mentre scrivo sul mio gratitude journal, che cosa posso fare per scacciare le vibrazioni negative? Il palo santo, ma certo, aggiungi al carrello. Aprirò le finestre, gennaio, non importa, e brucerò le vibrazioni negative mentre faccio cosa? Yoga, aggiungi al carrello, tappetino per lo yoga. Ho mai fatto yoga? No, ma questi vecchietti coreani nelle foto lo fanno, non sarà così difficile, no? Flash forward. Sono le 9:30 del mattino, stai telefonando in ufficio per dire che non andrai perché il palo santo ha bruciato le tende. Non hai potuto impedirlo perché mentre facevi yoga ti sei procurata una lesione al diaframma. Il gratitude journal ha solo una pagina scritta perché hai perso la penna e hai speso 1600 euro. Questa è la nostra vita di donne adulte è essere come Balto. Non è giovane e non è vecchio. E essa sa solo quello che non è, realizzata. Grazie. Scendo in campo per portare quello che considero il mio manifesto politico, ovviamente femminista. Mi chiedo un po' di solennità e di attenzione. Lo dirò forte e chiaro perché lo dirò una volta soltanto. Io sono estremamente favorevole alle dick pic. Le dick pic, quelle che voi popolino chiamate volgarmente, con un certo pressappochismo, le foto del cazzo. Perché ci danno un preavviso. E se scattate in HD possono arrivare a salvarci la vita. Perché ci forniscono immediatamente una carta d'identità del soggetto in esame. Banalmente, dimensioni, peso, struttura idraulica.
se siamo fortunate anche hobby e passatempi. Perché vedete, non ce lo dicono mai, ma la prima volta che ti ritrovi faccia a faccia con il pene di uno sconosciuto è tardi. Non ci sono più molti margini di manovra a disposizione. Certo, è bene ribadirlo, soprattutto in televisione, si può sempre dire di no. Anzi, vi invito a farlo tutte e tutti insieme. Diciamolo, si può sempre dire di no. Ma allora com'è che io non lo dico mai? E mi sono scavata a fondo alla ricerca di queste risposte. Mi sono chiesta, ma sarà una questione di carità cristiana? Perché comunque siamo tutti vittime del retaggio cattolico, no? Del date e vi sarà dato. E invece poi non ti danno niente, amica. No, allora forse è una questione di tenerezza. Per tutte queste foto di cazzettini che mi ritrovo nel telefono, piene di filtri, a volte anche di stickers sopra, che assomigliano tantissimo alle foto che pubblicate voi sui social dei vostri figli, dei vostri nipoti. E poi ci sono arrivata. È una questione di buona educazione. Perché io mi ricordo che pure quando ero piccola mia mamma me lo diceva sempre: Valentina, non lo puoi dire che schifo se prima non hai assaggiato. E così ho scoperto un altro problema, o forse una caratteristica. Dentro di me scorre una linea TAV. Una linea TAV che viaggia spedita, diretta, senza cambi, dalla figa al cuore. Questa l'ho presa da Alda Merini. Per cui nella vita, in passato, mi è successo quasi sempre che quando andavo a letto con qualcuno, così stupidamente mi innamoravo. Ho detto quasi sempre, e lo ripeto, quasi sempre, perché in questa lunga carriera di fondo, e quando dico fondo intendo quello che ho toccato più e più volte, di certo non mi sono fatta mancare svariati esseri spregevoli. Pensate, persino un foggiano una volta. Però tutte queste esperienze, chiamiamole pure autodegradanti, sono state didattiche, perché hanno fatto sì che io diventassi la donna che sono oggi. Una che può orgogliosamente dire da questo glorioso palco che finalmente ha smesso di scopare a caso. Perché vedete, noi della stand-up comedy giochiamo a fare i trasgressivi, a chi la spara più grossa, a chi è più irriverente, ma la verità è che non si dice mai abbastanza spesso che scopare a caso è sopravvalutato. E ogni volta che dico queste cose mi si avvicina sempre un mio fan, di solito un sessantenne pregiudicato, che è uno di quelli che a me piace chiamare nostalgici, che sornione mi sussurra all'orecchio: beh Valentina, ma tu parli così semplicemente perché esci con quelli della tua età? Dovresti provare con quelli di un tempo. Ah, ma quale tempo? Beh, prima. Ma prima quando? Prima che arrivaste voi femministe cagne maledetti a dire che la galanteria era un retaggio patriarcale. Ma io veramente questa cosa non l'ho detta mai. Anzi, se qualcuno mi vuole offrire da bere, io prendo un gin tonic con una spruzzatina di succo di lime, perché ormai sono una signora. Comunque, tornando a noi, secondo me il punto non è che prima ci fosse la galanteria e oggi non c'è più. Prima non c'era la tecnologia. E mi vengo subito a spiegare. Chiudete gli occhi. Facciamo un gioco. Chiudete gli occhi, pezzi di merda. Seguite la mia voce. Inspirate gonfiando l'addome e poi espirate sgonfiandolo. Nel frattempo visualizzate il cazzo butterato, sifilitico, cirrotico di Charles Bukowski. Ce l'avete? Aprite gli occhi, amici. E adesso io vi dico che se Charles Bukowski avesse avuto uno smartphone tra le mani, col cazzo, non il suo, che avrebbe scopato così tanto? Secondo me nemmeno avrebbe fatto lo scrittore. Avrebbe continuato a fare il postino. Si sarebbe sposato con una sua cugina, giustamente depressa, e magari avrebbero fatto anche un figlio insieme, Bukowski Junior. Secondo me, in tutto e per tutto, uguale a Luigi Di Maio. Perché si sa che tra cugini nascono figli ex ministri.
ma soprattutto non avrebbe potuto fornire così tanto materiale per le didascalie su Instagram delle fregne mosce. Fregne mosce che nel migliore dei casi hanno come titolo di studio il battesimo, che considerano poesia le cazzate sui tramonti che scrive Joe Evan, ma che poi effettivamente non sono così sceme e sotto la foto del culo ci mettono Bukowski, non Joe Evan. Ma perché io me la prendo con loro? No, non me la prendo con loro. Io è tutta la vita che sogno di diventare una fregna moscia, ma oggi non mi resta altro che accettare che il massimo a cui posso aspirare è di diventare una gran MILF. Ce la sto mettendo tutta. Però una cosa ce l'abbiamo in comune. Ancora una volta, l'educazione. Perché anche quando quello che ci viene propinato è un cazzo francamente penoso, noi ce lo facciamo andare bene. Ci pare male. Sopportiamo, stoiche, tiriamo dritto, chiudiamo gli occhi e di solito mandiamo giù. Sono stata lasciata il giorno del mio compleanno. Di nuovo. Però tutto ok. Io ho elaborato un metodo molto efficace per riprendermi quando vengo lasciata. Sapete, no? Ognuno ha il suo metodo per riprendersi quando viene lasciato. C'è chi fa chiodo schiaccia chiodo, chi fa l'abbonamento a McDonald's, chi fa l'abbonamento in palestra dopo 2 mesi. Ehi, Lucia, ma come sei in forma? Wow, sembri Rey Mysterio. Il mio metodo per riprendermi quando vengo lasciata è comprare un immobile. Gli immobili non ti lasciano mai. Se si chiama immobile vuol dire che non può scappare. Quando mi ha lasciato il mio penultimo fidanzato, che chiameremo qui per comodità pezzo di fango, ho comprato uno spazio per i miei corsi. Quando mi ha lasciato il mio ultimo fidanzato, che chiameremo qui per comodità amore della mia vita, ho comprato casa. Adesso fino all'estinzione del mutuo nel 2053 mi sono ripromessa di non innamorarmi più, perché se no mi tocca ipotecare l'unica cosa di valore che mi è rimasta. Un poster autografato di Rey Mysterio. La foto è di Lucia, ma la firma giuro che è di Rey. Tra l'altro, donne in sala, volevo chiedervi, a qualcuno di voi è mai capitato di andare in banca a richiedere un mutuo o fare qualunque altra operazione? Anche a voi trattano come delle ritardate? Assistere a una conversazione tra il direttore della mia banca e me è come assistere a una conversazione tra il custode del supermercato e una bambina di 4 anni che si è persa al reparto surgelati. Sei venuta qui da sola? Ce l'hai un papà? Che lavoro fa tuo papà? Vuoi che chiamiamo papà per farlo venire qui? Ce l'hai il numero di papà? La vuoi una caramellina? E puntualmente esco dalla banca come la bambina ritardata del supermercato, in lacrime piena di caramelle. Io sono vessata dalla mia banca. Qualche mese fa ho subito una truffa. Vado in banca a denunciarla e il direttore subito mi chiede quanti soldi mi hanno preso, oltre, naturalmente, a dov'è mio papà. Rispondo 700 euro. Lui candidamente mi risponde: signorina Giulia, non possiamo rimborsarle nulla, ma l'importante non è che le rubino i soldi, l'importante è che non le rubino il sorriso. Ragazze, non c'è niente da fare. Noi per certe cose abbiamo bisogno di un uomo. E se non hai un padre, un fratello, un fidanzato, un amico che si annoia, sei panata. Secondo me dovrebbero fare un'agenzia di uomini in affitto, non per fini sessuali, ma per fini pratici. Cioè uomini che ti porti appresso ogni volta che ti serve un supporto autorevole. Io personalmente li chiamerei ogni volta che devo interfacciarmi con banche e muratori. Perché peggio dei banchieri ci sono solo i muratori. Quando ho dovuto fare i lavori ai suddetti immobili, mi sono ritrovata magicamente di nuovo al reparto surgelati con la guardia che mi parla come una presunta orfana, solo con l'accento dell'est. Sei venuta qui da sola? Ce l'hai uno papà? Che lavoro fa tuo papà? Vuoi che chiamiamo papà per farlo venire qui? Ce l'hai il numero di papà?
E se non hai un papà, io posso essere tuo papà. La vuoi una cacciavite per giocare? Poi arriva mio padre e magia. Tutti ossequiosi che spiegano nel dettaglio i lavori che stanno facendo. Qui ci mettiamo un valvola a 3/8 su cavo femmina maschio di 5 mm, finitura opaca con resina di giaguaro blu, maraca, strullo, zigzag, panettone e facciamo un bel lavoro. Mio padre, che non ha capito un cazzo quanto me di quello che hanno detto, annuisce e loro lo guardano con quello sguardo di intesa che sottintende: io e te parliamo due lingue diverse, ma riusciamo comunque a comprenderci perché entrambi abbiamo un pisello. E per questo io ti rispetto. Io vorrei affittare un ragazzo immagine, perché non mi serve neanche che parli. Mi basta che abbia una stretta di mano poderosa e che sappia fare cose tipo ridere alle freddure, dare pacche sulle spalle, fare le pistole con le mani, fare qualche puzza ogni tanto, grattarsi lo scroto e poi non usarsi le dita. Cioè, cose che creino empatia con il maschio che ha di fronte. Comunque, quando mio padre non c'è, mio fratello lavora e tutti i miei amici sono impegnati, ricorro all'ultima spiaggia. Chiamo Lucia. Le faccio mettere una maschera e i muratori impazziscono. Re Mestiero, sei tuo amico, ti voglio bene, re, sei il mio idolo 619! Ed è tutto un tributo di risate, scorregge e pistole con le dita. Grazie. Insomma, ve la faccio breve, stavo con questo tipo in macchina, quello di prima, perché quando uno è sveglia, e il preservativo non solo si rompe, ma viene anche risucchiato dalla mia vagina. Sì, viene risucchiato come il geco e la zanzara, come delle briciole in una dimostrazione del Dyson, come quando si riduce icona a una finestra del Mac, ok? Dico, va bene, non c'è problema, prendo la pillola del giorno dopo. Vado in farmacia e chi mi ritrovo? Mi ritrovo una dottoressa ultracattolica anti-abortista. Perfetto. Allora, io vi risparmio la tarantella perché a un certo punto io volevo dire, guarda, chicca, se sta pillola costa 3.000 euro, io me la compro. Non hai capito quanto sono determinata a portare a fondo sta missione, oh... Io ho fatto l'interfacoltà alla sapienza, capito? Quella è una palestra di vita che ti forgia, che ti prepara per questi momenti, infatti me l'ha data. But, rullo di tamburi, attimi di suspense, sono rimasta comunque incinta. Chi ha presa ieri? Vi giuro, sono lo 0.01% delle donne del mondo. Oltre al panico più totale, in quel momento ho pensato a due cose. La prima è, ma quanto cazzo so fertile? Ma una cosa esagerata, immeritata! Seguita da, ma quanto cazzo è fertile questo? Oh, ma come hanno fatto sti spermatozoi? Hanno fatto tipo High Speed de Mirabilandia? Tipo da 0 a 100 come la canzone de merda de Baby K? Avevo 21 anni, dovevo prendere una decisione importante e metto tutte le carte sul tavolo. Dico, l'Erasmus in Spagna non ho fatto. A Ibiza non ci sono ancora andata. Non ci ho manco avuto l'attacco di panico che te fa di basta monia, fatte le canne che sei una cogliona di merda già così. E su ste solide basi, ognuno c'ha i cazzi sua, entro a gamba tesa nel magico mondo dell'interruzione volontaria di gravidanza. Allora, il mio cruccio era, se so tutte come a farmacista, finisco lapidata in piazza tipo a Teheran, no? Giusto. Invece ho trovato tutte donne fighissime, attiviste, tutte che assomigliavano a Susanna Camusso, terribilmente. Molto simpatiche, molto intelligenti,
Decesse, no, però sti cazzi, dall'aspetto fisico che di chi te fa borghi, importante è l'obiettivo. Allora faccio il primo colloquio con l'assistente sociale che mi dice: dai, Moni, te vedo solida, te vedo carica, e il diritto è il nostro di estirpare i zigoti dagli uteri. Io sono uscita con l'entusiasmo di Marco Cappato quando ha portato DJ Fab in Svizzera, no, ammazziamo tutti, famo una macchinata unica, ammazziamo tutti, sti cazzi. Poi ho fatto la prima visita ginecologica, no? E la mia dottoressa era ovviamente la compagna di Marco Pannella, giustamente, che infatti prima mi chiede il fumo, non è vero, che mentre mette il guanto sopra il sondino mi dice: ma insomma, com'è successo, com'è andata? E regà, il guanto scoppia pure là. Ho detto: ma com'è possibile, esattamente così che è andata, dottore? Cioè io là mi sono resa conto che disintegro qualunque cosa che tutela la mia vagina esistendo solamente respirando, capito? Comunque mi dice: guarda, è ancora troppo presto, non si vede niente, vieni la prossima settimana. Vado la settimana dopo, dice: guarda, chicca, ancora troppo presto, non si vede niente, vieni la settimana prossima. Vado la settimana dopo, dice: guarda, chicca, non si vede niente, au. Ma ando cazzo, è finito sto coso? Sto siamo perso nel Dyson, com'è possibile? Ma avete detto voi, il diritto è mio, so convinta, so solida, donnamo, dominamo. Mo qualcuno oggi lo famo fuori, fate come vi pare, eh? Che cazzo? Comunque mi fanno un ulteriore controllo e scoprono che ho una gravidanza extrauterina. Spieghiamo a chi non è un abitué. Allora, praticamente, questo, invece io, questo scampo in salsa teriyaki, questo gambero in pasta kataifi, mi si è suicidato nella tuba. Cioè, sta merda si è ammazzato da solo! Ma manco il brivido di farlo io con le mani mie, capito? Incredibile! Che poi ho pensato: che incredibile connessione mente-corpo, vedi sta psicologa, i soldi meglio spesi di terapia. Comunque ad oggi sono una donna monotuba in cerca di un uomo monopalla per fare degli strani esperimenti, vediamo un po' noi. Però di questa occasione persa voglio lasciare un messaggio ai posteri e quindi dico: amiche, in linea con il nostro governo, non abortite fino in fondo, perché se lo volete davvero, ma davvero davvero, il vostro corpo lo farà per voi. Grazie. Fanno sempre body shaming al mio ragazzo, perché il mio ragazzo ha questa caratteristica che è molto molto basso. Ora non sono quelle cose che dicono i comici per fare simpatia: mi suocera è brutta, mi moglie è bassa. Il mio ragazzo è bassissimo, povera bestia, sembra un portachiavi. Però a me piace perché mi sembra di stare, che ne so, con una rock star, con un Guinness dei primati. Io sto con il Carco Ben dei Nani da Giardino e mi piace da morire. Il problema è questa società che non accetta che una alta stia con uno basso. Sempre gomitate, battutacce, risatine quando passiamo. E i peggiori sono i bambini, ragazzi. I bambini sono dei pezzi di merda. Sono dei pezzi di merda. Ci prendono sempre per il culo quando ci vedono insieme, motivo per cui io ho smesso di accompagnare il mio fidanzato a fare le visite dal pediatra. Basta. 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 Amica mia, basta. Gli do un bastoncino lungo lungo con una bandiera e gli dico: vai da solo. E qua stasera non ve lo indico, tanto non riuscireste a vederlo. Mi raccomando, attenzione a non calpestarlo all'uscita, mi raccomando. Uomini bassi, già vi sento. Non iniziate a dire: ma questo è body shaming, Catuzzi, body shaming sui bassi. Sì, io vi piglio per il culo, faccio body shaming, però io poi a voi bassi vi trombo. Io vi scopo, questo è femminismo. Questa è inclusività. Brava, sì. Intervista su Frida. Dov'è la mia intervista su Frida? Questo è vero femminismo. Ogni volta che scrollo i social mi compaiono dei servizi su Giorgia Soleri, l'ex fidanzata di Damiano De Maneskin, che è una femminista, un'attivista, un influencer, una scrittrice, una poetessa, che ha un po' lo stesso curriculum che diceva di avere Alda Merini mentre stava in manicomio, ok? Nello specifico,
Mi compaiono sempre interviste in cui Giorgia Soleri rivendica il diritto di non depilarsi. Ah, quanto sono belli i peli, ci impongono di depilarci, evviva i peli. Sotto i commenti, tutte donne che scrivono: oh mio Dio, grande, rivoluzionaria, eroina, te se ama, leonessa. Tu dici che i peli sono belli, poi ti scopi Damiano dei Maneskin depilato come un petto di pollo dell'S lunga. I peli sono belli, ok, però poi per coerenza ti devi scopare Giobbe Covatta, Lello Arena, non Damiano dei Maneskin. Io sono una leonessa che mi scopo i bassi, che non si incula nessuno. Dov'è il mio Diversity Award? Dove? Questo è femminismo. Grazie. Poi sia chiaro, Giorgia, mi rimangio tutto se il prossimo te lo prendi col monociglio, la panza da birra e i peli del naso lunghi come tagliatelle. Allora sì che mi rimangio tutto. Che poi io sposo la causa e non ho niente contro le persone molto molto pelose, non ho niente contro i meridionali, sia chiaro. Meridionali, no, non ridete meridionali perché ora vi offendete, lo so. Io queste battute le posso fare perché il mio ragazzo, oltre a essere basso peloso, è pure meridionale della provincia di Salerno. Io sto con lui non perché lo amo, ma perché mi consente di fare battute sulla maggior parte delle categorie possibili. Non è amore. Ragazzi, ideale sarebbe se fosse anche omosessuale, così facevo un sacco di belle battute sui gay stasera, però purtroppo i gay con me non ci vogliono venire, non so perché. Eppure anch'io ascolto Paolo e Chiara, rido i meme di trash italiano. Comunque sia, peggio per loro. Signori, io sto con un Oompa Loompa, sto con Super Mario Bros e sono stanca delle battute che fate alle donne che stanno coi bassi, queste battute d'osteria. Chissà perché ci stai, la legge della L, ragazzo basso, tutto cazzo, basta! Mettete pressione a questi poveri nani che si sentono in dovere di sfoderare chissà quale trancio di kebab, quale tubo di scappamento, quale alligatore nel Nilo, basta! Il mio fidanzato c'è cascato in questi trucchetti. L'ho trovato che stava comprando in internet uno di quei prodotti per allungare il pene. Sapete quei prodotti che tentano di venderti per mail, quelle mail che hanno come oggetto enlarge your penis? Io, sì, anche a voi arrivano, Quanti ne avete acquistati, amici pelati, voi per compensare? Scherzo! Le posso fare queste battute? Io mi sono arrabbiata e gli ho detto: innanzitutto tu mi offendi, io non ti ho mai detto, prima cosa, che il tuo pene è troppo piccolo. Seconda cosa, io in internet avevo già comprato un prodotto per accorciare la vagina. Ragazze, spoiler però, non funziona. Attente a quelle mail che hanno come oggetto reduce your vagina. Purtroppo non è così che si combatte il patriarcato. Io mi chiamo Martina Catuzzi, ricordatevi di me. Grazie mille.